Abbiamo eseguito un rilievo e adesso procediamo in topografo nel modulo M. Modulo M, io posso generare da una serie di informazioni puntuali quelle che sono appunto elaborazione di modelli digitali terreno, DTM, quindi triangolazioni. Posso generare quindi anche sezioni semplici e posso creare anche quindi sezioni semplici ricavate da curve di livello o anche da DTM generati. Quindi la prima cosa da fare è ovviamente elaborare il nostro libretto che io ho già fatto. Questo qui è un libretto topografico GPS. Se adesso vado nella vista 3D, abbiamo la possibilità di verificare che questo è praticamente una rappresentazione di un piano quotato. Vedete? Qui sono tutti i punti che sono stati battuti col GPS a diversa quota, a diverse pendenze. Come possiamo appunto ricavare da questi punti topografici un DTM, un modello digitale terreno? Andiamo in planimetria e la prima cosa procediamo a creare una linea di contorno di perimetro. Perimetro, scriviamo perimetro, ok. Andiamo a scegliere un colore, possiamo scegliere qualsiasi colore ci interessa. Andremo a generare anche altri layer che ci serviranno dopo. Quindi DTM, DTM, scegliamo un colore giallo. Curve principali. E curve normali. Ovviamente io adesso lo sto facendo in questo momento in anticipo, però potrei eventualmente anche richiamare, crearli man mano che io vado a inserire i miei elementi normali. Per ora va bene così. Selezioniamo perimetro, curva principale, scegliamo il colore verde, curve normali blu. Ok. Fatto questo, procediamo a generare quello che è il perimetro. Selezioniamo il perimetro, andiamo sul CAD e ci sono vari modi. Allora, con lo snap.topografico vado con un polilinea e mi vado a scegliere i vertici che mi interessano per delimitare quello che è il mio perimetro. Quindi potrei fare questa procedura, prendere singolarmente i punti e quindi andare a perimetrare il tutto. Cerco di prendere i punti, quelli più esterni, in modo da garantirmi ovviamente anche una forma del mio DTM. Ad esempio, in questo caso prendiamo questi punti, non li prendiamo, prendiamo questo. Prendiamo questo qui, qualcuno più esterno lo prendiamo. Ok. Quindi sto andando semplicemente a scegliermi quei punti che mi permetteranno di andare a formare, a dare la forma anche del mio DTM. In questo caso facciamo questo vertice qui, questo, cerchiamo di prendere quello più esterno, ancora quello più esterno, ovviamente in modo che ci di prendere più punti possibili. Posso eventualmente cancellare l'ultimo, tornare indietro se non sono sicuro di averlo preso correttamente. E poi vado a fare chiudi. Questo è il primo metodo, ok? Poi un altro metodo è nient'altro che utilizzare dalla funzione. Adesso per comodità prendo un altro layer per farvi vedere. Vado su sempre da CAD, polilinee, perimetra, punti topografici o punti CAD. Mi seleziono i punti che voglio prendere in considerazione, faccio conferma. Do l'adattamento e automaticamente vedete mi ha creato un'altra perimetro, però rispetto a quello lì manuale ovviamente lui mi va a prendere a triangolare più velocemente con i punti più esterni. Vabbè, però può essere
utile se voglio velocizzare e non mi interessa dare una forma più o meno del mio DTM. Fatto questo, vado sul modulo M e vado a generare l'albero DTM. Elabora DTM, seleziono il contorno della polilinea chiusa che ho creato e si apre la finestra di gestione del DTM. Quindi vado su genera layer, quindi io già l'ho generato, l'ho scritto, lo potevo scrivere qui e aggiungerlo, l'ho già creato, se lo seleziono e scelgo il metodo di energia di calcolo. Quindi ci sono gli algoritmi per piano orizzontale XY, triangolazione su piano interpolatore minimi quadrati, attiva in memoria se ho definito un piano di progetto. Io lascio tra piano orizzontale XY, elimino i triangoli esterni lunghi e stretti, in modo che lui mi va a eliminare e ridurre quelli triangoli più piccoli e stretti. Faccio conferma e vedete, quelli più esterni non me li ha considerati, quindi mi ha dato un po' più di forma. E il resto me l'è riuscito praticamente a triangolare correttamente, egregiamente direi. E quindi adesso andiamo a vedere, a spegnere un po' il layer del perimetro e andare a vedere un po' nella vista 3D il mio piano quotato. Possiamo spegnere anche eventualmente i punti e questo è il mio piano quotato generato appunto dai punti topografici. Eccolo qui. Una volta che ho ottenuto questo piano quotato, posso procedere a eseguire tutta una serie di procedure e di informazioni. Quindi, innanzitutto, andarmi a generare quelle che sono le curve di livello. Andiamo quindi su Model 3D, Elabora curve. In questo caso, la finestra mi chiede di inserire curve normali. Io precedentemente, ecco perché avevo già generato quelle che erano i layer. Curve normali, ok. Curve principali. In automatico, avendo la faccia di riferimento 3D, mi va a calcolare quella che è la quota minima e massima. Ovviamente lui mi fa un arrotondamento delle valori in modo da poter facilitare il più possibile quello che è l'adattamento. Dislivello delle curve scelgo io ogni quanti metri, quindi una un metro. Intervallo ISO Y, cioè scegliere quante principali, 4 e la quinta è nor 4 normale, la quinta è principale. Va bene così, volendo posso scegliere il generale polilinee di livello 3D o posto delle curve, lasciamo conferma e vediamo, mi ha generato quello che sono le curve. Andiamo a spegnere un attimo il DTM, ecco qui, mettiamo anche il perimetro, queste sono le curve di livello generate dal programma da topografo e ho la visibilità quindi di tutte le curve sia normali che principali. Se adesso voglio andare a inserire un'etichetta, posso andare a inserire etichetta, dare il colore, per esempio l'etichetta rossa, e voglio andare a inserire delle quotature alle mie curve di livello. Vado su misure, vado su curve di livello e vado a tracciare una linea direzione. Ecco qui, vedete, mi ha generato le varie curve, le varie quote. Lo posso fare anche da quest'altro lato e anche da questo lato qui. Quindi io posso fornire tutte le informazioni che servono alle mie curve. Quindi io sto generando tutta una serie di informazioni. Quindi come risultato ho ottenuto quelle che sono le curve di livello e il DTM di progetto partendo semplicemente da dei punti topografici. Ovviamente i punti topografici li posso escludere, li posso spegnere, posso cambiare le proprietà del punto topografico. Ovviamente basta selezionarlo, andare nel modo normale del punto topografico, posso scegliere appunto di cambiare anche la simbologia. Ad esempio, seleziona rapida punti topografici appartenenti al layer 1, ok, faccio selezione, mi ha selezionato tutti i punti in modo che io posso scegliere ad esempio il triangolo, la dimensione
del testo leggermente più piccola, la voglio far visualizzare a dimensione simbolo un poco più piccolo, l'offset del testo in modo da anche eventualmente cambiare colore e in automatico, vedete, mi ha ridotto quello che è la visualizzazione. È molto importante anche stabilire la scala di visualizzazione. Ovviamente io se vado aumentare la scala 1 a 500 i testi diventano più grandi. Se io vado a 1 a 100, vedete, si riduce anche in automatico quella che è la quota. Io tutto l'ho definito a scala 1 a 200. Poi dipende anche quando poi mi si permette quindi di ottenere quello che è il tipo di layout di stampa che io voglio realizzare. Andiamo un attimo a vedere adesso come, una volta ottenuto il DTM e le curve di livello, come posso generare le sezioni semplici. Quindi abbiamo questa sezione qua nel modulo sezioni, sezione semplice e multipla. Quindi la prima cosa da fare, andiamo un po' a spegnere dei layer che non ci servono, ok, al momento lasciamo ad esempio sul DTM. Quindi andiamo ad attivare il DTM e spegniamo un attimo le curve, spegniamo anche il perimetro che al momento non ci serve. Voglio andare a realizzare una sezione di questo DTM. Sezione semplice, quindi innanzitutto mi vado a creare quello che è un layer sezione, scelgo il colore della sezione, mettiamo una sezione questo colore qua, attivo il layer, vado su sezione semplice, nome della sezione S1. Qui mi permette di scegliere se voglio generare delle sezioni dal modello a triangoli che abbiamo sotto, da curve di livello o da punti sparsi, punti singoli, quindi punti topografici, o eventuale nuvola di punti. Nel nostro caso abbiamo il DTM, quindi scegliamo un modello a triangoli, inizio della sezione. Io parto dalla sezione da questo punto a questo punto. Posso crearmi anche un'altra sezione multipla. In questo caso scelgo SSM1, scelgo modello a triangoli. La sezione multipla mi permette di passare con lo snap punto intersezione, vertici o quel che sia, anche facce 3D, mi permette di passare su punti di passaggio e creare più informazioni. Ok, fine. E adesso andiamo a vedere nel progetto la sezione semplice, eccola qui, questa è la mia sezione del terreno, e poi abbiamo anche la sezione di taglio fatta sezione multipla. Queste sono le creazioni appunto legate al modello a triangolo. Vediamo invece ad esempio quelle legate appunto, torniamo un attimo indietro, a quelle delle curve di livello. Andiamo su curve, attiviamo le curve di livello, spegniamo il DTM, procediamo allo stesso modo, creiamo una sezione semplice, nome della sezione S1, questa volta usiamo curve di livello, inizio della sezione, quindi passo da qui a qui. Questa è la mia prima sezione. Stesso discorso anche nella sezione multipla, non cambia, non la faccio in questo caso, ma è uguale. Vado sul progetto sezione e questa è la mia sezione creata dalle curve di livello. Se vado a vedere le proprietà, doppio clic della sezione, vediamo che le linee di passaggio della sezione passante per due punti. Però mi permette quindi di avere calcolare su curve di livello o polilinee, mentre l'altro era il DTM. Quindi io nelle proprietà posso vedere anche dinamicamente quelle che sono le informazioni della sezione. Una volta creata la sezione, io posso poi tranquillamente importare sul CAD questa sezione, scegliere la scala di visualizzazione della mia sezione, fattore di moltiplicazione delle quote sia per l'asse verticale che orizzontale, posso scegliere il font, tipo altezza, insomma tutte le campiture necessarie, confermare e inserire all'interno del mio progetto.